Abbiamo qua il maestro Scotti, che è un'istituzione per quanto riguarda la festa che si fa ogni anno nella contrada degli Scotti di Sopra, è la festa della Madonna della Civita. E adesso il maestro ci spiegherà come nasce, e dove nasce e perché nasce questa festa proprio a Ponza. Il santuario della Civita è stato costruito da Monsignor Luigi Maria di Assisi. Iniziò il lavoro nel 1947-48 e furono ultimati nel 1954. Quindi la prima festa della Civita fu fatta il 21 luglio 1954. Il santuario della Civita, bisogna anche dire questo, è stato proprio un dono, un regalo che Monsignor Maria Luigi di Assisi ha voluto dare alla Madonna, perché se non ci fosse stata la costruzione del santuario, naturalmente la festa della Civita su in montagna non ci sarebbe stata. Quindi un grazie innanzitutto a Monsignor Luigi che ha donato il santuario, e noi tutti gli anni festeggiamo la festa della Civita. Poi, dato che io sono scottese, sono nato e cresciuto nella zona degli Scotti, Monsignore disse: dato tu sei scottese, tu devi fare il presidente e bisogna fare quindi la festa della Civita. Ed eravamo una quindicina, facevamo parte del comitato. E Monsignor Diaz, una settimana prima di morire, mi disse più o meno queste parole. Dice: ti raccomando, non fate morire la festa della Civita su in montagna, altrimenti, dice, quando poi andiamo all'altro mondo, che cosa dobbiamo dire alla mamma nostra? È la mamma nostra, perché noi sappiamo che la Madonna è la mamma di Gesù. Ora, quello che noi facciamo alla mamma, chiaramente lo facciamo al figlio. Il figlio e la mamma è un binomio che vanno d'accordo. E poi non so, il figlio non sa dire mai di no alla mamma. Se noi adesso facciamo un piccolo sforzo storico, il primo miracolo che Gesù ha fatto è stato sempre dietro invito della mamma sua alle nozze di Cana. La mamma si preoccupò, dato che si sposò una parente sua, venne a mancare il vino, e allora la mamma disse a Gesù: non hanno più vino, quindi farà una brutta figura, la vede che si mortifica. E Gesù, fece il primo miracolo, il miracolo che cambiò l'acqua in vino. Quindi sono tutte queste cose che effettivamente ho detto. Io credo nell'esistenza di Dio. Thank you.
ci sono quelli che non credono e allora sembra che tutto sia una favola. Invece non è una favola, per la semplice ragione Cristo è storia, non è una leggenda, Cristo non è una favola, non è un sogno. Cristo è storia, è il figlio di Dio e quindi è la verità. Ecco, noi vogliamo sapere la verità e la verità è questa. Poi un'altra cosa vorrei adesso innestare, che ci troviamo a parlare della Madonna della Civita. La Madonna sostanzialmente è stata l'unica donna che ha avuto la maternità divina. Tutte le altre donne purtroppo si devono per forza accoppiare con gli uomini, se no non potranno mai fare dei figli. E noi sappiamo anche, quando l'angelo disse alla Madonna, dice: tu avrai un figlio e lo chiamerai Gesù. E la Madonna rispose: se io non conosco uomo, come fa a uscire questo? A Dio nulla è impossibile. Anche la nostra parenta Elisabetta, che è al sesto mese di gravidanza, vecchia e stravecchia, dice: e allora disse la Madonna, sia fatta la volontà di Dio. E io sono alla serva, dovrà quello che lui dice, io quello farò. E allora la maternità divina della Madonna, ecco, questo dobbiamo tenere sempre presente. E che ha fatto il Padre Eterno, è sceso in terra e si è accoppiato con Maria ed è uscito fuori Gesù. Non è stato che. Quindi la maternità divina, in sostanza, è l'unica donna che ha avuto, attraverso lo Spirito Santo, il concepimento di Gesù. Mentre tutte le altre donne, purtroppo noi sappiamo che quando partoriscono hanno il castigo di Dio, perché la donna, la prima mamma nostra, noi siamo figlia di Eva e quindi siamo con la macchia originale, perché Eva volle rubare questo diritto al Padre Eterno, perché, non lo so, istigata dal demonio, il quale disse: ma non la stare a sentire, vedo anche gli animali, si formano una bella famiglia intorno, e a voi tutto questo è stato proibito. E spinta dalla tentazione, Eva credette più al demonio anziché al padre suo, perché lei poteva benissimo andare dal padre e dice: padre, sono malata, il demonio mi ha sedotto. Il padre l'avrebbe certamente smemorata, l'avrebbe risanata, ma lei invece preferì ritornare all'albero. Il simbolico frutto della mela è simbolico, ora, per dare una dimostrazione dell'ubbidienza o della disubbidienza. Ed Eva fu disubbidiente. E allora il Padre Eterno disse ad Eva: tu sei una ladra, hai rubato un diritto che spettava a me per la procreazione del genere umano. E quando partorirai adesso, ti saranno effettivamente forti dolori, partorirai con grandi dolori. E noi sappiamo effettivamente che tutti gli altri animali partoriscono senza dolore. Solo la donna, quando partorisce, e veramente i dolori arrivano, non dica alle stelle, ma quasi. Perché io sono padre di tre figlie, e quando ho avuto i miei figli, che ne ho tre, mia moglie, io e l'allevatrice eravamo tutte e tre, ed effettivamente i dolori di mia moglie erano quelli che erano, e mi sono ricordato del castigo del Padre Eterno, perché il Padre Eterno non viene mai meno alle sue promesse, alle sue cose. Quindi io, perché adesso, anche se sono vecchio e stravecchio, ho 89 anni, ho perso l'equilibrio, ma non abbandono avere il mio contributo per portare la festa sempre su alla Civita, perché lo sento, mi fa piacere. E quindi, storto storto, noi tutti gli anni, su alla Civita, festeggiamo il 21 luglio la Madonna della Civita, che per me non è soltanto un dovere, ma è un amore che porta sia la mamma e sia il figlio suo Gesù. Ora, sono vecchio, quanto tempo ancora potrà
potrò continuare, ma fino a quando vivrò, storto, io su alla Civita ci arrivo, organizzo e daremo questo omaggio, questa festa, alla festa della Civita. Quindi ripeto, se non ci fosse stata Dias a costruire il santuario, quella festa non si sarebbe fatta. Ora, non ha avuto Dias i soldini dalla Curia o da Roma o dai ponzisti, l'ha costruito con i suoi soldini, con i soldi che lui sapeva fare. Era una mente effettivamente capace, intelligente, era oratore, ha scritto dei libri e quindi ha voluto dare alla Civita questo regalo, il santuario. Il santuario appartiene alla Civita e a nessuno. È un'eredità di Monsignore. I ponzesi, come pure anche i gaetani, ci tengono molto per la Civita. Io ho visto pure a Gaeta nei confronti perché per il santuario principale, cioè sta a Itri, e quindi a Gaeta e Itri forse c'è, non dico un gemellaggio, ma è una compatrona, tanto per dire, di Gaeta. E Ponza ci ha sempre tenuto per la festa della Civita. Io mi ricordo quando ero ragazza, un anno partì anche mia madre. Mia madre, assieme alle altre donne, verso le 2, le 3 del pomeriggio, quando tiravi il ponentino, col vento in poppa, partivo questo uzza, vero, pieno di carico di queste 15, 20, 30 donne, c'era anche qualche uomo, e sbarcavano nelle terre più vicine. Non so, sarà Sperlonga, non lo so, il punto più Terracina, e poi sbarcate a terra si mettevano in cammino a piedi, perché è chiaro, di quei tempi non c'era mica il pullman oppure c'era un gradino, si mettevano in cammino e quasi all'alba arrivavano al santuario della Civita sopra Itri. Dopo la festa, la cerimonia, la processione, ritornavano a Ponza. E io ero ragazza, avevo 8-9 anni, ero ragazza, aspettavo mamma mia, che anche assieme alle altre donne era andata alla Civita. Ma la caratteristica era una, per me ragazza, era questa. Quando venivano dalla Civita portavano le pere, cose che non a Ponza c'era qualche pianta di pere, adesso ce ne sono tante. E allora mia madre portava un sacchetto pieno di pere, 5 o 6 kg, che io mi ricordo, me lo mettevo sulle spalle e lo portavo contento di corsa a casa, che poi ci dovevamo fare quella bella manciata di pere. Questo è un particolare proprio che io so, non è per sentito dire, quindi per dimostrare, appunto, i ponzesi ci hanno sempre tenuto per la festa della Civita. Ora, Monsignore Dias ha raccolto questo amore verso la mamma nostra e forse ha creduto anche lui, poi lui è di Monsignore di Gaeta, e tutti i gaetani, ripeto, non perché voglio essere ripetitivo, ci tengono molto per la festa della Civita. Monsignore ha costruito il santuario e l'ha regalato a noi, per alla comunità a Ponza. E poi io torno a ripetere, io sono scottese, lo so riscopo, Monsignore mi disse questo: tua donna, tu dovrai fare il presidente della festa, ti dovrai interessare tu particolarmente. E io mi misi a disposizione e da allora, dal 1954 a tutt'oggi, ho fatto il presidente della Civita. Ecco, Ponza per la Civita ci ha sempre tenuto, è un amore particolare, perché poi in sostanza la Madonna non ha bisogno della collana, ha bisogno di un gioiello che non costa niente, amore, come Gesù. Gesù vuole da noi amore, non vuole mica portami i pesci oppure portami il bracciale d'oro, quello è il padrone del mondo, figurati un po' che si ha bisogno di queste cose. Vuole amore, poiché Dio è amore, desidera da noi amore. Questo è la sua, per la semplice ragione, 5 o 6 anni fa,
mi ricordo è stato l'ultimo anno che Don Salvatore è venuto lassù, preso fuoco, per fortuna che non tirava vento, perché se ci fosse stato il ponentino o il maestralotto o altra cosa, vero, le fiamme sarebbero arrivate dalla zona degli scotta alla scarrupata, si fermava là perché non c'erano più macchie, non c'erano più frasche, non c'era più niente da bruciare. Il giorno dopo mi andò a chiamare il maresciallo dei carabinieri, che io conoscevo. Dice, dimmelo poco, maestro Scotto, voi alla vecchiaia volete andare in galera. E dico, perché? Io ho saputo che su agli Scotti ieri c'è stato un inizio di un incendio. Per fortuna è stato spento, c'è stato l'intervento dei giovanotti. Ma come, voi non sapete che in campagna durante l'estate non si può accendere nemmeno un cerino e voi mi mettete a sparare il fuoco artificiale? Nel guasto mistero doloroso si contempla il viaggio di Gesù al Calvario carico del pesante legno della croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Signore, con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Da quell'anno, quei soldini che io spendevo per il fuoco, li spende con la pizza, perché la Cocomerati la faceva già da parecchi anni, perché quando ho incominciato questo fatto della Cocomerati, perché ci tenevo che venissero su agli scotti soprattutto i bambini sono effettivamente la parte pulita, la gioia e l'innocenza ancora. Io sono stato per 40 anni in mezzo ai bambini e ti devo dire che veramente me li abbraccerei tutti, ma di questi temi non è tanto facile fare un'affettuosità del genere, potrebbero scambiare con altre cose. Di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Signore, con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Grazie, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo quinto mistero doloroso. Le beatitudini che da secoli a te hanno fatto ricorso, anche noi oggi ci indigniamo. Thank you.